pillole di Non Solo Suoni. La storia della musica passa da noi. Ben ritrovati in questo nostro appuntamento con la storia della musica italiana e straniera, che oggi sarà assolutamente italiana e ci porta a parlare di una band nata a Brescia a metà degli anni 80. Loro si chiamano Timoria e quest'anno festeggiano un anniversario speciale, un 25esimo. Esattamente, infatti, sono passati 5 lustri da 2020 Speedball, pubblicato nel marzo del 1995, a 2 anni di distanza dal grande successo di Viaggio senza vento. Si tratta dell'album che segna la definitiva consacrazione della band, di fatto rendendola un punto di riferimento per la musica rock in Italia. I Timoria, al momento dell'uscita di questo disco, avevano alle spalle 4 album, una partecipazione al Festival di Sanremo tra le giovani proposte, che era valsa loro un premio della critica istituito appositamente per loro, ma anche collaborazioni eccellenti, come ad esempio quella con Ligabue e Gianni Maroccolo, ma anche molti live e tournée. Insomma, in quel disco c'erano 17 tracce che poi andarono a formare un album considerato dalla critica e da molti fan come il loro migliore. Diciamo che riascoltarlo oggi, come faremo noi con una canzone in particolare, ha un che di profetico e sicuramente molto attuale. Si parla infatti di un mondo e una società dominati dalla tecnologia, che noi sappiamo che a causa del Covid e dell'emergenza sanitaria proprio ha aumentato la sua presenza nelle nostre vite per colmare i limiti dell'isolamento sociale durante il lockdown. Ma i Timoria cantano anche di una natura che quasi si ribella a tutto ciò, riprendendosi i suoi spazi e costringendoci a cercare nuove mete. Nel 1993 i Timoria, con l'epocale Viaggio senza vento, furono consacrati al successo che li proiettò a sorpresa nel mondo dei grandi, tanto che dai primi rock club iniziamo anche a suonare nelle arene riservate alle band straniere, dice Omar Pedrini, leader del gruppo, aggiungendo: i Timoria erano sulla bocca di tutti, la nostra scommessa era vinta e io mi sentii libero di comporre seguendo il mio istinto senza più ansia da prestazione. Eravamo però ad un bivio: fare un disco rock pop, magari con un nuovo produttore per cercare di soddisfare la radio, per allargare il nostro pubblico e il nostro consenso, oppure registrare il disco nella maniera più istintiva possibile, autoproducendolo. Ci guardammo tra di noi e in un attimo eravamo tutti d'accordo. Ecco che è uscito questo album, appunto, di successo, e per questa ripubblicazione, in occasione del 25esimo anniversario, sono previste anche 2 edizioni speciali. Noi però adesso andremo proprio a quel 1995 con la title track dei Ritmi Così Rock, che inizia proprio con l'assolo della chitarra elettrica. In primo piano anche la voce di Francesco Renga, vocalista del gruppo, appunto, prima dell'abbandono per la carriera da solista. Chiudiamo ricordando che il titolo dell'album si rifà alla combinazione di stupefacenti chiamata proprio Speedball, letale. Nella breve traccia introduttiva c'è anche un riferimento all'attore River Phoenix, scomparso prematuramente in quel periodo proprio a causa di un'iniezione di questa droga.